I Tarocchi Svelati, siamo in compagnia di Andrea Vitali che ci parlerà della carta degli amanti con una lettura storica. Ciao Andrea. Buona giornata, carissimo Claudio. Allora, gli amanti o l'amore, era così chiamato in origine, che cosa sta a rappresentare nel primo ordine di tarocchi conosciuto che risale alla fine del 400, famoso sermone utilissimo sul gioco, in latino sermo per utilis deludo? È l'istinto, c'è cioè l'istinto che porta l'uomo a cercare di soddisfare i propri bisogni, le proprie passioni, eccetera, però ci vuole un limite in questa ricerca del piacere, che poi vedremo sarà mitigato dalla virtù della temperanza. La carta degli amanti è raffigurata nei tarocchi miniati dei quattrocenteschi da Cupido, che in alto, bendato, tiene in mano le solite frecce o l'arco e frecce, che scaglia contro una coppia in atto di sposarsi. Questa coppia, la caratteristica di questo matrimonio è che la coppia si dà la mano destra. Ecco, si tratta del rito della dextrarum iunctio, cioè dell'unione della destra, che il Medioevo eredita dalla tradizione romana, dal rituale romano. Ai piedi nella parte bassa di una carta di un tarocco miniato, se visconti sforza, appare un cagnolino. Cos'è questo cagnolino? Sta a rappresentare? Sta a rappresentare la fedeltà. La fedeltà perché il Medioevo considera il cane l'animale in assoluto più fedele che esistesse. E quindi stiamo parlando di fedeltà coniugale, eccetera, eccetera. Ora, nelle versioni successive, questa immagine viene sostituita da quella che molti ritengono sia la rappresentazione, la raffigurazione di Ercole al bivio fra il vizio e la virtù. In quanto c'è un uomo posto centralmente che ha alla sua destra e alla sua sinistra due donne. In realtà la storia è un po' diversa, nel senso che una delle due signore in realtà è una sacerdotessa che sposa l'uomo con l'altra donna. Ma poiché l'immagine venne interpretata proprio come, diciamo, come una scelta fra l'uomo e due donne, queste due donne vennero intese appunto come essere il vizio e la virtù, facendo riferimento appunto al mito di Ercole. Il mito di Ercole che si espresse in questa maniera, viene raffigurato sempre in questa maniera nelle miniature e anche nelle incisioni e nelle pitture medievali rinascimentali, se non anche più tardi, perché è stato un mito molto famoso. Alla sinistra del semidio c'è una donna discinta, diciamo che alquanto discinta, fa vedere anche qualche parte del suo corpo che insomma oggi non farebbe scalpore, ma allora lo faceva, ed indica con la mano sinistra il basso, dove ci sono maschere, carte da gioco, vino, bicchieri con vino, eccetera. Mentre dall'altra parte, alla sua destra, alla destra di Ercole, c'è una donna assolutamente vestita, che non lascia trapelare neanche un centesimo della sua pelle, che indica con la mano destra l'alto, un alto monte, dove in cima c'è il cavallo sacro agli dèi, il cavallo bianco. Che è praticamente simbolo di purezza, che può essere montato solo da un uomo puro. E cosa farà Ercole? Chi sceglierà Ercole? Sceglierà il vizio o sceglierà la virtù? Ecco, questa era la domanda che i predicatori medievali chiedevano agli uomini in occasione delle pubbliche funzioni. Ok? Indicando che la scelta doveva essere, come dire, fatta come quella che fece Ercole, cioè scelse la virtù e salendo verso questo altro monte che simboleggia che cosa? Simboleggia, diciamo, la fatica che l'uomo deve compiere per non perseguire la virtù, e sarebbe molto più facile invece seguire il vizio, che non comporterebbe, cioè la fatica interiore,
no? Una tensione, chiamiamolo, fra ragione e istinto. Ercole scelse appunto la virtù, salì sul monte, e salì su Pegaso, il cavallo alato, appunto, dove c'era andato prima, e volò verso il cielo. E Giove, per rendere omaggio alla sua setta, lo fece diventare un semidio. Ecco, questo è tendenzialmente quello che è sono le caratteristiche fondamentali della carta dell'amore. Altre manifestazioni di amore, diciamo che passiamo a Deitella, ma qui siamo già in un periodo diciamo del tarocco esoterico, dove c'è, praticamente lui Deitella lo identifica con mariage, il matrimonio, dove ovviamente c'è un sacerdote in stile egizio che diciamo sposa un uomo e una donna sotto l'influsso sempre di un simpatico, come dire, Cupido, bendato. Perché bendato, Cupido? C'è da fuori questo concetto, perché Cupido è bendato. È l'amore cieco. È l'amore, non solo l'amore cieco. L'amore cieco ed è, perché non guarda ovviamente se le persone, se colpisce uomini, donne, vecchi, bambini, cioè l'amore colpisce tutto, ma è più simpatico pensare perché è nudo, no? È nudo perché l'amore porta a privazioni di beni, no? Questo è il concetto che era la Chiesa, dice, stiamo attenti perché amare significa poi perdere non solo beni materiali, che quello era scontato secondo il pensiero del tempo che l'uomo avrebbe dato alla donna, ma anche bene, come dire, un bene spirituale, perché occorreva in ogni modo che l'istinto che portava al matrimonio fosse giustificato, motivato dal senso della procreazione, altrimenti sarebbe stata la rovina dell'anima, cioè se due si sposavano solo per copulare, ecco, questo era considerato un peccato assoluto. Bene, direi che sull'amore non c'è niente da dire di più. Sono una carta molto simpatica, una carta che indica appunto l'istinto, e anche il Petrarca nei suoi trionfi lo chiamò proprio istinto, lo chiamò l'istinto. L'istinto che dovrà poi essere mitigato, come ho detto, dalla virtù della temperanza, che è la virtù della moderazione. Mentre una cosa ben differente è il desiderio di sempre trionfare, che vedremo nella prossima puntata, con le carte del carro. Perfetto, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Prego Carlo, buona serata.